pausa, una camminata per ricordare Allen e domani a Bassano una veglia di preghiera per il giovane atleta scomparso. I sindacati delle case di riposo bassanesi incontrano domani il prefetto per fare il punto sulla situazione negativa. L'olio della Conca degli Ulivi, come il resto del Veneto, ha perso per il clima il 95% del raccolto. I vandalismi al parco Ragazzi del 99 si sommano ai tanti episodi negativi del centro in questi giorni. I lavoratori della fonderia Il Sermi bloccano nel pomeriggio la statale del Santo dopo un incontro con l'azienda. Buonasera telespettatori, avete sentito, domani in Prato Santa Caterina i compagni, insegnanti e gli amici di Allen si troveranno per ricordare il 18enne di Rosà morto in un terribile incidente stradale. Non si placa il dolore per la scomparsa di Allen Elmazowski, lo studente di Rosà morto a soli 18 anni in un terribile incidente stradale avvenuto mercoledì scorso. Il liceo Brocchi e i compagni di atletica si stanno preparando a più momenti per ricordare il loro amico di studio di sport, un giovane che ha lasciato un grande vuoto in tutti quelli che lo conoscevano, a cominciare proprio dagli insegnanti. Allen era una persona speciale perché era bravo a scuola, era corretto, era rispettoso, era di quelli del tipo che ritornano indietro per salutarti. Era un grande atleta, aveva un futuro nelle mani, era interessato alla vita, al mondo e agli altri. Avrei voluto portarlo fino alla fine di questo percorso. Ecco, io adesso. Martedì mattina alle 11.30 la veglia in Prato Santa Caterina a Bassano in onore di Allen. Il giovane stava tornando a casa da scuola in sella alla sua Vespa attorno alle 2 del pomeriggio, quando in via Capitelvecchio è stato travolto da un'automobile che stava uscendo dal parcheggio del ristorante Old Wild West. La BMW era condotta da una 25enne di Cassola, indagata per omicidio stradale colposo. Un impatto tremendo, lesioni gravissime per il 18enne che ha lottato come un leone per più di 24 ore. I medici hanno tentato il tutto per tutto, ma alla fine il giovane, che frequentava con successo la scuola e stava emergendo raccogliendo grandi risultati nel mondo dell'atletica, non ce l'ha fatta. Martedì mattina sarà quindi un momento di condivisione organizzato dai compagni di scuola e dagli insegnanti di Allen, ma anche dai membri delle associazioni sportive di cui il giovane faceva parte, che sarà fatto di memorie, di canti, di preghiera in questo momento difficile per i familiari e per chi conosceva questo ragazzo che se n'è andato proprio quando cominciava a sbocciare. Sarà un inno alla vita per un giovane che amava la vita, strappato troppo presto proprio questa vita. Quindi voglio ricordarvi, domani mattina a partire dalle 11 Rete Veneta quindi seguirà in diretta la veglia in ricordo di Allen. Sarà quindi un modo perché più persone possibili condividano con i compagni, gli insegnanti del giovane morto la settimana scorsa in un incidente stradale, questo particolare momento. Non perdete quindi la diretta su Rete Veneta da Prato Santa Caterina di Bassano. Cambiamo decisamente argomento e parliamo delle case di riposo, perché domani CGL, CISL e UIL saranno a Vicenza per incontrare il prefetto, e oggi l'oggetto della situazione negativa delle case di riposo è questo l'argomento. La situazione delle case di riposo bassanesi approda martedì in prefettura Vicenza. I sindacati unitari hanno chiesto l'incontro con il rappresentante del governo quando hanno deciso lo stato di agitazione. Come abbiamo potuto constatare anche dai messaggi che ci inviano i telespettatori, non ci sono prospettive rosee. I lavoratori stanno lavorando ogni giorno, finché noi parliamo, anche in condizioni sempre più precarie, non riuscendo a dare i servizi che gli ospiti hanno diritto ad avere. Le esternalizzazioni sono viste come uno dei problemi principali, ma non tutto, dicono, può andare alle cooperative. Noi non ce l'abbiamo con le cooperative o i lavoratori delle cooperative, che comunque anche loro sono lavoratori, ma per gli ospiti che sono abituati a vedere ogni giorno la stessa faccia, quando nelle cooperative c'è un turnover molto alto, anche loro fanno fatica a identificare la casa di riposo come loro casa. Sul lato economico colpisce molto il compenso della direttrice, più ancora per i metodi che per la cifra in sé. Allora, noi pensiamo che ogni lavoratore debba avere il proprio riconoscimento.
Ma alla fine l'anello debole, assieme ai lavoratori, sono come sempre gli anziani ospiti. I presidi che vengono utilizzati, i materassi stessi, i letti degli ospiti, e quindi con un danno anche per la salute degli ospiti, è anni che non vengono monitorizzati, e per capire anche che cosa si può fare. E continua anche il nostro TG Linea Aperta, questa settimana dedicato alle strade, quindi strade insicure. Segnalateci i percorsi, inviate un WhatsApp e un'email. Vi ricordo il numero della WhatsApp, il 340-321-8379. E domani saranno trascorsi 2 anni esatti dal referendum dei Veneti sull'autonomia, e proprio domani a Roma ripartirà la trattativa con il ministro Boccia. 22 ottobre 2017 e 22 ottobre 2019, 2 anni esatti sono trascorsi dal referendum veneto sull'autonomia, quasi 2,5 milioni di votanti, il 98% di favorevoli, ancora in attesa però di un accordo con lo Stato centrale. La Regione ha presentato il suo dossier e le sue proposte, ma di concreto, a 2 anni di distanza, ancora nulla dalla sponda romana. Sono passati 2 anni e diciamo che noi abbiamo fatto un sacco di lavoro in questi 2 anni, anche perché tutto il lavoro preparatorio si è concluso. Abbiamo depositato la nostra proposta d'intesa, quindi il contratto che è di 68 articoli, e stiamo attendendo che il governo, questo governo, ci faccia la sua proposta, perché a tutt'oggi nessun governo mi ha proposto nulla. Intanto il ministro Boccia, in visita a Venezia esattamente un mese fa, il 23 settembre, ha convocato per l'anniversario del referendum i tecnici per far ripartire la trattativa, e mentre il governatore Zaia da Palazzo Balbi ripercorrerà le tappe di questi 2 anni, a Roma il professor Bertolissi guiderà la delegazione di tecnici che al ministero avrà il compito di far ripartire la trattativa. Domani a Roma c'è una riunione tecnica, ma non ci vanno i tecnici, ci va la delegazione trattante. Insomma, un tira e molla estenuante, con qualche passo avanti e molti stop, e una sola certezza per il governatore. Bisogna anche crederci, e io sono convinto che abbiamo fatto un referendum che molti dicevano che era impossibile fare, l'abbiamo celebrato e adesso andiamo avanti. Sono convinto di una cosa, questa è certa, che indietro non si torna. E se l'ha vista brutta, il conducente di un bus ha finito all'ospedale dopo essere stato aggredito da un automobilista che era stato rimproverato per un sorpasso azzardato. L'autista si era fermato in Viale Diaz a Bassano per far passare sulle strisce alcuni pedoni, ma dietro è arrivata un'auto che ha cercato di sorpassare il bus. A quel punto il conducente ha suonato il clacson, scatenando le ire dell'automobilista, che ha fatto scendere di forza il conducente del bus e gli ha sferrato un pugno in pieno volto per poi sparire. È stato preso il numero della targa e gli agenti del commissariato stanno per risalire all'autore dell'aggressione. Parliamo ora di vandali che hanno danneggiato le strutture per il fitness installate nel Parco Ragazzi del 99. Guardate. Tornano in azione i vandali a Bassano del Grappa, e nel Parco Ragazzi del 99 sono subito dolori. Stavolta a entrare nel mirino dei teppisti sono le attrezzature per il fitness, installate solo pochi mesi fa nel polmone verde cittadino. Alcune delle macchine da palestra, particolarmente robuste perché studiate proprio per essere utilizzate all'aperto, sono state danneggiate forse a calci o addirittura con bastoni e spranghe. I danni ammontano a centinaia di euro. Le attrezzature sono state posizionate nell'area verde del centro storico grazie a gruppi e associazioni cittadine, e sono progettate per poter essere utilizzate da chiunque. Al momento non emergono indicazioni su chi possa essersi macchiato di un atto di così grave inciviltà. È plausibile che gli impianti di videosorveglianza della zona possano aver colto qualche movimento sospetto nei giorni scorsi. Sui vandalismi si è elevata l'indignazione trasversale di politica, cittadini e associazioni di Bassano, che condannano il gesto. In Veneto quest'anno si perderà circa il 95% dell'olio più pregiato, da quello del Garda a quello del Bassanese fino ai Colli. Responsabile soprattutto è il clima imprevedibile. Eccone qua, ce n'è una di olive, le vedete? Semplicemente perché il 95% del raccolto più o meno in Veneto è andato perduto. È stato un anno terribile per quanto riguarda la produzione di olive, e l'olio quest'anno in Veneto non si vedrà. Qualcuna lavora a turni, ad appuntamenti, ma c'è pochissimo olio, quindi pochissime olive, per cui un anno proprio nero. L'elenco dei disastri che si sono succeduti, quasi come le piaghe d'Egitto, sembra veramente infinito. Allora, quest'anno c'è stato prima di tutto una primavera molto siccitosa, per alcuni mesi non è piovuto.
Poi è arrivata la pioggia, ma contemporaneamente un aprile-maggio molto freddo, soprattutto maggio, e quindi c'è stato un ritardo nello sviluppo delle gemme, nella preparazione della pianta per andare verso la fioritura. Arrivati alla fioritura è arrivato all'improvviso il caldo veloce che è arrivato ai primi di giugno fino a 32-33 gradi. Questa nuova temperatura calda ha fatto sì che i fiori non avessero il tempo di essere impollinati e di fare il loro sviluppo. Alcuni si sono seccati, altri hanno sviluppato un'olivetta debole che non era nutrita e poi col tempo è caduta. Quindi c'è stata innanzitutto una diminuzione notevole di presenza di olive nelle piante. E questo è ancora un male minore. Il male più grosso per quelle poche che erano rimaste è che, essendo poche, sono state toccate dalle mosche. C'è la Madonnina degli olivi a vegliare sul raccolto, questo è naturalmente anche per chi ha fede e può aiutare, ma c'è da dire che una cosa sicuramente positiva c'è: quando manca l'olio si capisce il suo valore. Lo ciclo, e quindi è stato un anno che per i produttori a tempo pieno è veramente un anno da cancellare, per cui bisognerebbe tornare forse alle preghiere come quando facevano le erogazioni i nostri nonni. Domenica invece è molto positiva per il calcio bassanese, vincono Cartigliano e Bassano che restano in vetta alla classifica. Un'altra domenica da prima della classe sia per il Cartigliano che per il Bassano. Iniziamo dalla Serie D, dove i biancoazzurri, allenati da Alessandro Ferronato, vincono 2-1 in casa contro l'Ambrosiana, grazie ai gol di Jürgen Muratai e Agostino Marcolin. In promozione non si ferma più il Bassano di Francesco Maino. Vittoria 2-1 contro il Sarcedo, che era passato in vantaggio con il gol di Savio. Il Bassano risponde con Sandonà e Solomon che ribaltano il punteggio. Al secondo posto in classifica sale la Virtus Cornedo, che vince al 93esimo il derby contro lo Schio. Scendiamo in prima categoria, dove l'Eurocalcio resta in vetta grazie alla vittoria in trasferta sul campo del Bessica. Precipita il Cassola, sconfitto 2-0, l'allenatore Vaioli è prossimo all'esonero. In seconda categoria, bella vittoria della Stella Azzurra Sant'Anna, che si aggiudica 1-0 il derby contro il Real Stroppari. Tre punti importanti anche per la Virtus Romano, che vince in casa del team Cabà Marchesane. A Cassana, nuovo look per l'ex comando della Polizia Locale di San Zeno. Cassola, al via i lavori nell'ex sede dei Vigili di San Zeno, diventerà la casa delle associazioni. Tale intervento di adeguamento costerà alle casse comunali 98.000 euro e partirà la prossima settimana. La parte più consistente riguarderà l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il cantiere interesserà sia gli interni che gli esterni della palazzina. Rimarrà aperto per circa 3 mesi. Per il restyling delle facciate esterne, tuttavia, sarà necessario attendere la prossima primavera. E a Bassano è al via il bando per sostenere il pagamento della Tari. Bassano del Grappa, il comune ha emesso un bando per l'erogazione di contributi a sostegno della spesa per la tariffa rifiuti relativa all'anno 2018 inerente l'immobile adibito dal richiedente all'abitazione principale. Tre requisiti previsti: essere residenti a Bassano da almeno 5 anni, essere intestatari del servizio rifiuti e in possesso di un ISEE non superiore ai 23.000 euro. Il bando si può scaricare dal sito www.comune.bassano.v.it. La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata entro il prossimo 11 novembre. E andiamo a Rosà per un ciclo di incontri per anziani. Al via a Rosà un ciclo di incontri di allenamento per la mente promossi dal comune. Si tratta di 11 appuntamenti pomeridiani che si svolgeranno nel centro diurno per anziani di Piazza San Marco sui temi della salute, della sicurezza e delle tradizioni. Si parlerà quindi di benessere con i medici della medicina integrata, di sicurezza con il personale della polizia locale e di cultura con i volontari del centro italiano femminile. Dal comune fanno sapere che questo ciclo di incontri, destinato in primis agli anziani, è aperto a tutta la popolazione. Salta l'incontro tra sindacati e i vertici dell'Anselmi previsto per domani. I lavoratori per protesta bloccano la statale del Santo e bloccano anche il traffico, quindi.
Appena hanno saputo la notizia, hanno preso le bandiere e sono scesi in strada, arrabbiati e delusi. I lavoratori delle fonderie Anselmi hanno bloccato la strada del Santo a Campo San Piero dopo aver saputo che l'incontro previsto con la dirigenza per martedì 22 ottobre era stato annullato dai proprietari. Un incontro fissato dopo la decisione della nuova proprietà di licenziare 4 lavoratori. L'azienda licenzia 4 lavoratori. Pensa che i lavoratori della fabbrica accettino questo come un fatto normale, decide di non fare l'incontro che era stato previsto e pensa che i lavoratori non abbiano diritto a reagire. Credo che ormai sta diventando una situazione insostenibile, ormai i lavoratori vengono considerati solo come pezzi di ferro o pezzi da essere gestiti e basta, ma hanno una testa, hanno dei diritti, hanno una dignità. E così, oltre allo sciopero ad oltranza iniziato quando sono stati comunicati i licenziamenti, i lavoratori ancora scossi dalla lunga avvertenza che 2 anni e mezzo fa aveva rischiato di cancellare le storiche fonderie, hanno deciso di scendere in strada e rallentare il traffico lungo la statale del Santo. L'azienda pare non abbia comunicato le motivazioni che hanno portato alla decisione di annullare l'incontro fissato con i sindacati per discutere dei 4 licenziamenti. I lavoratori hanno deciso così che anche martedì torneranno ad occupare la statale del Santo e a provocare disagi alla circolazione per far puntare i riflettori sulla condizione degli operai. Credo che sia assolutamente legittimo manifestare il nostro disdegno. Non facciamo male a nessuno, ma nel compenso le imprese stanno facendo tanto male ai lavoratori. E grande festa ad Arsego, dove l'agricoltura viene celebrata da ben 272 anni alla tradizionale fiera. 272 anni di storia, 100 espositori, oltre 300 bancarelle, 500 volontari impegnati, un mercato agricolo e la storica fiera del bestiame. Parliamo della fiera di Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana, che con i suoi 200.000 visitatori nell'arco della settimana è ormai la seconda per grandezza dopo quella di Grisignano di Zocco nel Vicentino. Un presidio di tradizione e di identità che guarda il futuro e che mette l'agricoltura al centro della vita economica del territorio. L'agricoltura è il cuore della fiera e deve continuare ad esserlo per sempre. Come amministrazione comunale abbiamo appunto voluto rilanciare questo momento della Fiera Franca del Bestiame perché crediamo che questo debba rimanere il cuore della fiera e, come dicevo prima, lo debba rimanere per sempre. Prodotti tipici dell'agricoltura, mostre del commercio, bestiame, macchine e attrezzature in esposizione e una sola protagonista all'agricoltura pensando già al 2020. Un traguardo ambizioso ma credo raggiungibile per l'anno prossimo è la volontà lunedì di organizzare gli stati generali dell'agricoltura veneta in fiera di Arsego. Tra gli stand e le bancarelle poi decine di bambini con i genitori e i nonni anche a lunedì mattina, segno di un attaccamento alla tradizione che parte fin da piccoli. Tutti ad Arsego si ricordano quando sono stati per la prima volta alla fiera a mano di mamma e papà e quest'anno un occhio di riguardo per le mamme. Un'area attrezzata dove le mamme possono cambiare i pannolini, accudire i bambini, lasciarli giocare in dei box attrezzati o anche scaldare le pappe, quindi questo ha attirato moltissime famiglie. E in tanti alla festa della famiglia che si è svolta per il terzo anno consecutivo a San Giorgio in Bosco. Un fine settimana dedicato alla famiglia, meglio alla famiglia in festa, con la consegna delle borse di studio a 19 studenti della primaria e secondaria di San Giorgio in Bosco, giochi in teatro e un'intera domenica in palestra con trampolieri e attività per tutta la famiglia. Una manifestazione giunta alla terza edizione, promossa sin dall'inizio dall'attuale vice sindaca Loretta Frison, con l'obiettivo di unire scuola e famiglia e valorizzare l'impegno di tutti a sostenere l'istruzione e creare contesti inclusivi, opportunità di condivisione e crescita comunitaria. E proprio sul ruolo della famiglia ha voluto concentrare l'attenzione il sindaco Nicola Pettinuzzo. È la festa della famiglia e i genitori in questi contesti, in queste occasioni, hanno il merito di aver lavorato tanto con i loro ragazzi, perché io da genitore so quanto si deve lavorare con i ragazzi, è una cosa importantissima. La famiglia, il perno della nostra società. Voi dovete pensare quanto contribuisce la famiglia nello stato sociale generale, nel momento in cui è forte e salda e dà un supporto importantissimo ai ragazzi, ma a tutta la struttura famiglia. Senza di essa saremo sicuramente in grossissime difficoltà. Ventuno e 15 questa sera, i veneti schiacciati, allora ci colleghiamo subito con Miranda Tuzzato per alcune anticipazioni. Si nasce bambini,
poi ragazzi, adulti e infine anziani. Ma poi si ritorna bambini? Forse sì. Questa sera 21:15, canale 18, Rete Veneta, non mancare. Il nostro telegiornale quindi termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata a tutti voi, arrivederci. Accompagna le giornate fredde con il gusto delle nostre salsicce a 7,90 euro al chilo, cotechini a 6,90 euro al chilo e salami a 10,90 euro al chilo. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone che sta portando un clima di fine ottobre davvero caldo e anche abbastanza anomalo. Vediamo la situazione di martedì. Sul Veneto al mattino potremmo avere qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine. Dal pomeriggio tendenza al rasserenamento con ampio soleggiamento dappertutto e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature, come detto, piuttosto gradevoli, minime tra 10 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e addirittura 25 gradi. Splendida giornata di sole anche a Vicenza, a Bassano del Grappa in particolare potremo avere anche qui qualche foschia al mattino ma in rapido dissolvimento, tanto sole poi dal pomeriggio con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature massime sui 24 gradi, clima dunque piuttosto mite. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Prova il gusto delle specialità della Lessinia da 9,90 euro al chilo e non rinunciare alla dolcezza delle nostre crostate a 10,90 euro al chilo. Cherubin a Bassano, aperto tutti i giorni.